Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati da una mamma tuttofare. Siamo di nuovo nella mia location abituale, in camera, stavolta per fare un video che riguarda invece i prodotti del negozio. Avrei voluto girarlo direttamente in negozio con l'espositore alle mie spalle per farvi vedere tutti i prodotti disponibili, però l'affluenza in questo momento è abbastanza grossa, diciamo, quindi non sarei comunque riuscita a girare il filmato in negozio. Quindi ho preferito portarmi direttamente i prodotti a casa e farveli vedere tranquillamente, insomma, senza interruzioni. Allora, io vi voglio parlare dei solari della Omia. Prima di tutto vi voglio dire che la Omia Laboratoires fa prodotti sia biologici che prodotti non biologici. Quelli che noi solitamente portiamo in negozio sono quelli della linea biologica, certificata ICEA, con ingredienti di origine vegetale e super sicura, quindi senza siliconi, senza parabeni, senza petrolati, senza SLES e tutte queste cose. Oggi comunque parliamo dei solari. Quest'anno la Omia ha pensato anche ai bambini perché fino all'anno scorso faceva solo prodotti diciamo di gamma generica, nel senso i solari per gli adulti che io tranquillamente utilizzavo anche per le bambine, perché quando un solare è un 50 più di protezione senza schifezza all'interno io la utilizzavo tranquillamente sulle bambine, non si sono mai scottate. E voi sapete, se mi avete seguito anche negli altri video, che le mie bambine hanno una pelle assolutamente bianca, lattea, un po' come la mia. Scusate, sto sudando, ma c'è un caldo terribile. Abbiamo una pelle bianca, siamo del fototipo 1, anzi, se possibile 0,5. Siamo chiarissime e ci bruciamo in un baleno. Invece con il latte solare della Omia questo non è mai successo, neanche rimanendo tutto il giorno comunque in spiaggia, naturalmente con le dovute precauzioni, ombrellone, cappellini, eccetera, eccetera, è la protezione solare, applicata magari una volta la mattina e una volta il pomeriggio, subito dopo pranzo, nelle ore più calde. Comunque, torniamo a noi. La linea dei solari per i bambini si compone di due protezioni, una che è la 50 più, che è questa, latte solare biologico bambini, protezione 50 più per viso e corpo, per pelle sensibile e anche non sensibile, insomma, va bene per tutti i tipi di pelle. Utilizza dei filtri fisici e non chimici come il titanium dioxide. E poi vabbè, all'interno ci sono tutta una serie di oli, di addolcenti, di vitamine come il tocoferolo. Il profumo è buonissimo. È una cosa che ci ha accompagnato per tutta l'estate, l'anno scorso, 2 anni fa. Quando noi sentiamo questo profumo sappiamo che è ora di mare. Veramente è un profumo inconfondibile. Naturalmente è testato per i raggi UVA e UVB. Cos'altro dire, ragazzi? Sono dei prodotti assolutamente, buongiorno, sono dei prodotti assolutamente buonissimi. Questo qua naturalmente va bene sia per i bambini che per gli adulti. Nel senso, se voi avete dei figli, ma andate al mare magari per 1 o 2 settimane all'anno, non è necessario comprare 20.000 flaconi, basta prenderne uno e utilizzarlo per tutti quanti. Se poi voleste rendere un pochino meno coprente, diciamo, la protezione, io faccio anche un'altra cosa. Allora, solitamente vi dico quello che faccio io, faccio prima. Quindi, all'inizio della stagione, quando la pelle è ancora molto molto bianca, utilizzo la protezione così com'è, densa, però si assorbe, non è fastidiosa, non fa effetto fantasma, è abbastanza spalmabile. Quando poi magari sono un pochino più avanti con la stagione, che magari siamo già andate al mare per un mesetto, allora, soprattutto su di me, continuo a utilizzare la protezione 50 sul viso. Però sul resto del corpo io prendo un altro barattolino,
mischio una crema da corpo, sempre della linea biologica, che sia della Omia, che sia della Natura Verde, insomma di quello che ho a disposizione in quel momento. Metto la protezione solare e metto la crema a corpo, scusate, all'interno di un altro barattolino, mischio bene e quando vado al mare sul resto del corpo metto quest'altro impasto, diciamo, che faccio. Così la protezione è sempre comunque bella presente, però un pochino si affievolisce e quindi riesco anche ad abbronzarmi un tantino, insomma, giusto per non arrivare a settembre che sembra ancora una mozzarella. Tutto qua. Quindi questa è la 50 più, poi troviamo il latte solare sempre protezione 30, sempre con le stesse identiche caratteristiche, però ha diciamo meno filtri all'interno. E poi c'è il dopo sole, sempre per della linea bambini, che dà sollievo, idratazione e freschezza viso e corpo, adatto alla pelle sensibile del bambino. Naturalmente io ve lo consiglio vivamente dopo aver fatto la doccia al bimbo, mettere il dopo sole calmante e protettivo. Non necessariamente si deve essere bruciato per utilizzare il dopo sole. Io dopo che faccio il bagnetto alle bimbe, quando torniamo, un pochino di dopo sole glielo metto sempre. Sinceramente lo utilizzo sia su di loro che su di me anche quando non andiamo al mare, nel senso, siccome della linea classica c'è il dopo sole, sia quello normale, scusate, in crema, che quello spray, io spessissimo, quando magari sono alla seconda o alla terza doccia durante la giornata, giusto per idratare un pochino la pelle, perché poi dopo un po' inizia a seccarsi, spruzzo un po' di dopo sole, spalmo velocemente. La cosa bella è che essendo in forma quasi liquida, si assorbe in 25 secondi, forse 30, ma anche di meno, e quindi diciamo che lo utilizzo sia come dopo sole per la sua funzione, sia come crema post doccia, insomma. A proposito dei dopo sole, ve ne parlo direttamente visto che ve li ho fatti vedere. Della linea classica ci sono il latte lenitivo idratante e calmante, che è con all'interno l'acqua, l'aloe al secondo posto, il succo di aloe vera e la glicerina al terzo posto, e poi tutto il resto degli addolcenti, dei calmanti, eccetera, eccetera. Sempre naturalmente certificati ICEA. E quindi questo è il latte lenitivo, scusate, e questo invece è lo spray lenitivo che dà sollievo rapido e immediato, sempre a base di aloe vera. Questo è quello che io è praticissimo, perché due spruzzate, fai così ed è già assorbito praticamente. Un'altra cosa che vi consiglio vivamente dopo l'esposizione al sole, soprattutto se siete un pochino arrossate, è questo, il Dermogel, di cui vi ho parlato ampiamente nei 25 consigli su come usare il gel d'aloe vera, ve lo lascio qua nella i col pallino. Di questo ormai non vi dico più niente perché è assolutamente un must have, non può mancare mai nel nostro beauty, né da viaggio né da casa. Niente, è un prodotto assolutamente assolutamente immancabile, il gel d'aloe vera al 90%. Poi della linea dei solari classici della Omia troviamo diverso tipo di SPF. C'è quello con la protezione bassa 10, sempre per viso e corpo, per pelle scura e resistente al sole. Poi c'è quello con SPF 20, che è una protezione media, sempre per viso e corpo, per pelle scura e sensibile al sole. Poi c'è quello con SPF 30, protezione alta, per pelle chiara e sensibile al sole. E poi c'è il 50 più, molto alta, per la pelle chiara e molto sensibile al sole. Ecco, io finché non hanno fatto uscire la linea dei bambini ho sempre utilizzato questo 50 più, protezione molto alta, utilizzando quel piccolo trucchetto che vi ho detto prima, insomma. Poi per finire la linea dei solari ci sono l'olio solare biologico con SPF 6, protezione bassa,
per pelle scura e resistente al sole. Questo è praticamente come primo posto negli ingredienti, nell'INCI, ha il Capril Trigliceride, che è un olietto molto leggero che non unge praticamente, si assorbe subito. Poi ci sono altri tipi di oli, come quello di cocco, l'argania spinosa, però c'è anche, sto notando, infatti protezione bassa. Dicevo, come possibile, c'è anche il titanium dioxide, che è il filtro fisico, scusatemi, a base di olio di argan, naturalmente olio biologico estratto a freddo, sempre testato per i raggi UVA e UVB. Quindi questo è quello con la protezione bassa. E poi c'è quello per i kamikaze senza la protezione. Se io mi mettessi una roba del genere, credo che le mie ustioni sarebbero di un grado 16-17. Cioè, olio di argan, olio biologico estratto a freddo e va benissimo, è un olio solare abbronzante senza protezione, non unge, di facile assorbimento. Sono tutti oli assolutamente biologici. Di origine naturale, prodotto testato, nickel, per il nickel, il cobalto e il cromo. All'interno, come vi dicevo, tutta una serie di oli e olietti molto, molto leggeri, quindi che non rimangono pesanti sulla pelle, la fanno comunque traspirare. L'olio di cocco, c'è il beta carotene e poi c'è il tocoferolo, che comunque è la vitamina E. Sempre presente in questi prodotti, vi faccio vedere anche la parte di dietro, così magari potete leggere. Non so se si vedono gli ingredienti e tutte le varie cose. Hanno un PAO di 6 mesi, mi pare tutti quanti. Fammi controllare. Sì, tutti quanti hanno un PAO di 6 mesi, quindi una volta passata l'estate. Sarebbe meglio eliminarli dal beauty e poi ricomprarli nuovi all'estate successiva. Questo perché sia la linea dei solari biologici che la linea dei solari chimici, diciamo quelli classici da supermercato, hanno un PAO di 6 mesi, non vanno mai utilizzati l'estate successiva, semplicemente perché i filtri scadono, i filtri si degradano, quindi non sono più efficaci. L'estate successiva rischiate di mettervi una crema protezione 50 più, che in realtà non ha più protezione, non ha più SPF, quindi non ha più filtri. In poche parole, vi bruciate come che vi steste mettendo una crema da corpo normalissima, insomma, quelle che si usano dentro casa dopo la doccia. Ok, mi pare ragazzi di avervi detto tutto. Naturalmente tutti questi prodotti li trovate nel nostro punto vendita di Via del Mare. Per chi invece non fosse del mio paese di Orosei, li potete trovare credo anche negli Acqua e Sapone. Detto questo, ragazzi, io spero che questo video possa essere stato utile a qualcuno. Vi mando un grosso bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!